Eccoci tornati, SOS Arezzo TV, passa anche il treno del Casentino. Fa piano, Fa piano. Ma c'è la stazione di Giovi, quindi per forza. Però sai che c'è stata la querela della velocità dei treni. È vero. Che non potevano, dovevano essere abbassate. Dopo l'incidente a Bari, abbassata la velocità, e poi sembra che adesso l'abbiano rialzata. Sì, almeno dobbiamo fermare a determinati passaggi a livello, verificare che non ci fosse nessuno, quindi... Era esagerata la cosa. Per arrivare in Casentino ci voleva le giornate. Senti, che siamo a Ponte alla Chiassa. Bel lavoro che è stato fatto qui, vedi? Qui? Sì, questo passaggio pedonale. Finalmente, perché la gente deve passare in mezzo alla strada, invece ora effettivamente ha una certa sicurezza, visto anche se il traffico è diminuito da quando è stata aperta la superstrada, però di fatto ancora qui c'era molto molto traffico. Noi siamo venuti qui per questo? No, siamo venuti qui per questo. Per far vedere che qui è stato fatto tanto dalla parte opposta. Scusa, si prega, si prega i signori cani, c'è scritto, di non lasciare la foto dei loro padroni sul marciapiede. Questa come la... però è bellino, dai. Questa non l'avevo mai letta. No, vabbè, così imparano, no? Dice... fanno invece del cane la fanno al portone del cane che non pulisce. È giusto, dai. Cioè, un modo signore. È un bel deterrente. Sì, un buon signore per dire faccia di quella che hai detto l'altra settimana. Ho la tosse. Che non la puoi dire questa settimana, perché vedi, a dire le parolacce ti viene la tosse. Allora, siamo venuti qua perché tu hai detto che ci sono queste transenne fatiscentissime, sì, di prima della guerra, sì, mai fatto assolutamente niente, sì, sono in condizioni disperate. Queste qui, esatto. Mi dice il filo di ferro che viene. Sono in condizioni disperate, non è stato fatto mai niente, quindi sono pericolosissime. Guarda qui come sono piegate. Qui si fa un bel volo. Finisci di sotto qui. No, meno male che c'è un po' di piante, però ti buchi il culo qui perché tu... Ecco, lo sapevo, cioè... sono a cace, quindi... ti ci buchi perché hanno scelto i spini. Mi sa che è una sensazione che hai provato in passato. Sì, no? Una volta ci sono caduto. Sì, gigati, perché sennò si vede quello che hai detto. Una volta ci sono caduto. Okay. E quindi t'ammortizzano la caduta. Ma insomma, guarda qui, si sta sgretolando però qui, guarda. Vedi? Tutta. A parte il greto del fiume che ormai è completamente riempito da piante, andrebbe qui anche... è abbastanza pericoloso. Ci credo. Qui poi erano effettivamente venute via e ci hanno messo queste transenne invece. Bravo. Da quanto tempo? Anni che sono così? Queste sono anni che sono così. Messe queste transenne, pseudo sicurezza, e mai fatto assolutamente niente. In un punto molto trafficato, perché siamo molto trafficato. Penso ci sia stato qui un camion che l'abbia toccata. No, non è che è uscito di strada, l'ha toccata e basta. E volano subito via, visto che la situazione com'è. E questa è la messa in sicurezza che è stata fatta. Sono anni che è così questa storia. Io penso che sarebbe il caso, visto il bel lavoro che è stato fatto di là, forse anche il caso di fare un pochino anche di qua, in modo tale, visto che qua anche la zona adesso è molto abitata, mentre prima ci stava poca gente, adesso invece sono state fatte delle utilizzazioni importanti, in modo tale da poter creare anche un piccolo marciapiede, quindi rifare le transenne più a lato che c'è la possibilità, e creare anche un piccolo marciapiede per la gente che poi deve andare alle case da parte qua. Qui chi è che lo deve fare? Il comune? Chi è la competenza? Penso che sia la provincia. La questa. Provincia? Sì. Vabbè, pochetta la provincia, poca provincia. Finora era l'unica che manteneva le strade al verso. E perché è l'unica che hanno smantellato? Infatti, era l'unica che manteneva le strade come si deve. Alla fine era una delle poche che faceva le strade, adesso allora basta, così non le fa più nessuno. Poi, tra l'altro ci sarà il rinnovamento del consiglio, no? Avevo letto, perché la stessa storia, in diretta. La stessa storia sarebbe per il Senato poi. Sì. Cioè che rimane, ma di fatto, cioè rimane con dei poteri minimi, però rimane. Cioè la cosa che cambia è che non lo voti più tu. È un'elezione indiretta. Il Senato uguale? Sto parlando del Senato. Ah scusa, pensavo tu parlassi della provincia. Molti la cosa piace, molti dicono di no. È logico, non è bello quel che è bello, è quello che piace. Se tutti piacessero la stessa donna sarebbe un problema. Si voterà e vedremo. Si voterà e vedremo se vincerà sì o vincerà comunque, no. Comunque la provincia ai posteri... sulle strade faceva, insomma. Effettivamente su tale provincia faceva e venivano mantenute così come deve. Quindi dovrebbe essere passata alla regione, in teoria. Penso proprio di sì. Quindi la regione è più lontana. Figura che mi frega di Ponte alla Chiassa. Alla regione? Dici? Scusate, per tutto il rispetto di Ponte alla Chiassa, ma con tutto quello che c'è da fare,
qui forse vedremo qualcosa fra qualche, ancora qualche anno. Comunque, quando forse sarà caduta anche questa. In chiusura vogliamo dire però che alcuni argomenti di cui ci siamo occupati pare che abbiano trovato risoluzione. Meno male. Ad esempio, ti ricordi quando abbiamo parlato dei cassonetti scoperti a indicatore? Dell'organico che puzzava, l'abbiamo fatto insomma 10 giorni fa, sembra che l'abbiano diciamo coperti. Siamo passati a Monte Feltro, siamo passati a Monte Feltro, siamo venuti l'altra settimana. Nel Pozzo Nero hanno tagliato l'erba. Per ora ha tagliato l'erba, esatto. Nel Pozzo Nero. E c'era quella puzza degli scarichi, che sì. Poi c'era l'erba alta, avevamo detto pericolosa, e l'hanno tagliata. Siamo andati nel bus, quel bus abbandonato in via Achille Grandi. Comunque c'è stato un sopralluogo della municipale, avviate le procedure per la rimozione. Insomma, non sappiamo se ci guardano dove, nelle stanze che contano. Però. Va bene, dai. Che ci guardi, no, no, pare che queste situazioni sono state risolte. Se non altro segnaliamo situazioni problematiche e questo penso che sia un vantaggio perché l'amministrazione non può arrivare a vedere dappertutto. Ma segnalando queste situazioni problematiche e l'amministrazione interviene, questo fa piacere, che vuol dire che noi diciamo cose giuste, esatto. E l'amministrazione però fa anche cose giuste nell'intervenire dove deve. Quindi magari invitiamo anche i nostri telespettatori, se hanno un problema non garantiamo la soluzione, però magari insomma qualcosa smuoviamo quantomeno. Ci vediamo domani. Ciao.